Siamo a Troia, sulla collina di Issarlik, dove Enrico Schliemann scoprì Troia, la Troia omerica. A memoria di questo, i turchi moderni hanno fatto costruire questo grande cavallo che ricorda l'episodio del primo poema di Omero. E adesso entriamo. Ecco qua delle condutture di coccio, condutture dell'acqua. E sulla sinistra abbiamo visto un pitoi, eccolo qua. I pitoi erano grandi giare di coccio che servivano per conservare i liquidi oppure i cereali. La collina di Issarlik ha ben 9 stratificazioni. Dopo gli scavi di Schliemann sono state fatte delle ricerche. Ora entriamo nella porta della città e sulla sinistra vediamo la torre. Ecco qui il basamento del torrione. Lungo le mura è una delle torri difensive, una delle 30 torri difensive di Troia. Dunque ci sono ben 9 strati. L'ingresso strategico con un contrafforte a destra e le mura a sinistra ci portano a salire su verso l'acropoli. 9 strati successivi uno sull'altro e ben 4 sono di città distrutte da incendi. Qual era la Troia omerica? Secondo gli archeologi, Troia omerica è quella dello strato numero 6. Ma la Troia più antica, quella dello strato 1, addirittura risale al 3000 avanti Cristo, dunque circa 5000 anni fa. Questo è il passaggio strategico nella porta antica. E su, costeggiando le mura di Cirta, arriviamo verso un punto di osservazione dal quale, salendo, si vedono i Dardanelli. La campagna circostante. Troia era un posto strategico, non per niente i greci la assalirono e cercarono di prenderla, perché era un avamposto ittita molto molto importante. Qui sotto correva una vena d'acqua che era il torrente ed ecco qua dei palazzi di Troia 7, quindi più recenti della Troia omerica. Siamo sopra le mura antiche e di qui guardiamo i palazzi. Questa è la cittadina moderna. Ora ci stiamo dirigendo verso l'Acropoli e il Tempio di Atena. Lo spessore delle mura, perché Troia ha 3 cinte di mura, lo spessore delle mura antiche è veramente impressionante. Ecco qui il plastico fotografato della Troia del secondo livello, che risale al 2500. Mura di cinta, il grande palazzo, l'acropoli, distrutta dalle fiamme. Qui, in questa zona qua, è stato ritrovato il tesoro di Priamo. A questo punto gli archeologi hanno piazzato dei cartellini che indicano i vari livelli
perché purtroppo in alcuni punti la città è crollata sugli strati sottostanti ed è difficile identificarla. Ma da questo ponte di legno si può vedere la stratigrafia che qui è riportata sull'illustrazione, tanto per far capire qualche cosa. Ecco i cartellini con i vari livelli. Bisogna essere molto esperti per riconoscere. La rampa, la grandiosa rampa. Siamo passati sul ponte di legno e oltrepassiamo la rampa di accesso alla città. È una rampa più antica che è stata più volte rifatta perché faceva parte delle fortificazioni. E osserviamo i propilei massicci a sinistra e a destra della rampa della città. In questo punto, sulla sinistra della rampa, Schliemann trovò il famoso tesoro. Si credeva che fosse il tesoro di Priamo, in realtà il tesoro era ancora più antico. Non era dello strato 6, ma era di uno strato precedente. Questa qui è una zona cultuale. Ci sono vari altari. E questo qui davanti con i gradini e il basamento rettangolare è romano. Poi ne abbiamo di greci e poi abbiamo questo tondo sacrificale. Ogni popolazione che invadeva o conquistava la città metteva gli altari dei propri dei in maniera da poter mantenere il sacro e fare sì che le divinità non si irritassero tanto e continuassero a mantenere benessere e prosperità al luogo. Un pozzo, vari muri orientati diversamente, ecco l'altare romano, l'altare greco sottostante, e ci stiamo avviando verso l'uscita. Lungo il percorso incontriamo ancora l'Odeon, una costruzione semicircolare del periodo romano che serviva da municipio e da raduno degli anziani per deliberare e anche per i concerti. Ecco le gradinate, il proscenio, ancora si vede bene sulla sinistra. E abbiamo terminato la visita a Issarlik, l'antica Troia.